Buonasera a tutti, siamo tornati con l'aperitivo con Junker. È arrivato Alberto. Ciao Alberto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito con questa diretta. Parlaci del tuo ruolo, brevemente, del tuo ruolo in gioco. Beh, io essenzialmente in Giunco mi occupo dell'helpdesk, quindi insieme a Martina mi occupo di fornire supporto tecnico sia alle amministrazioni che ai cittadini finali che usano effettivamente l'app. Ok, c'è da rimarcare tra l'altro che tu sei proprio la new entry del gruppo, Esatto. essendo arrivato purtroppo per te poco prima del lockdown. E com'è stato un po' questo inserimento in azienda in questa situazione così particolare? Tu sei arrivato qualche settimana prima. È stato abbastanza spesante. La prima settimana sono stato in azienda e poi ho dovuto lavorare da casa fino adesso. Però devo dire la verità, in realtà in azienda la prima settimana, ma anche da casa, Martina, ma anche tutti gli altri colleghi sono comunque riusciti a fornirmi tutti gli strumenti necessari per lavorare al meglio e comunque mi hanno sempre fatto sentire a mio agio come una grande famiglia, ecco, quindi non posso essere che contento nonostante il periodo di lockdown. So, per fortuna siamo riusciti a farti sentire parte del gruppo, ad aiutarti anche a distanza e Assolutamente. soprattutto perché insomma hai dovuto imparare tante nuove cose in breve tempo da remoto, quindi un Sì, inserimento infatti. abbastanza difficoltoso, ma che siamo riusciti a portare avanti. E tra l'altro volevo chiederti uno dei compiti che ti spettano e con cui anch'io mi sono confrontato negli ultimi mesi è quello dei flame. Puoi raccontarci cosa significa, cosa sono questi flame? Beh, essenzialmente i flame sono uno strumento che noi utilizziamo che ci permette, per così dire, di saggiare la temperatura di Junker sul territorio, per così dire, nel senso che grazie ai flame riusciamo a capire il coinvolgimento e l'interesse che c'è nei confronti di Junker. E qualora comunque si dimostrasse alto, noi siamo noi stessi che contattiamo le amministrazioni per cercare di coinvolgere anche loro in Junker. Ok, quindi sempre questo discorso del lavorare anche, di partire dagli utenti finali per far sì che poi Esatto. i comuni o i gestori aderiscano a Junker. Sì, fungiamo un po' da collante tra gli utenti finali e comunque le amministrazioni comuni. Ok, e tu come sei finito in Junco? Come hai conosciuto Junker App? Beh, in realtà cercavo lavoro dopo l'università e una mia amica mi ha detto c'è questa azienda innovativa che cerca un addetto al help desk, quindi ho lasciato il curriculum, ho fatto il colloquio e sono stato preso. E sono stato abbastanza comunque contento da subito dell'atmosfera che si respirava in azienda. E tra l'altro, tu insomma sei finito come me poi del resto in un'azienda che ha sviluppato un'app, quindi un'azienda tecnologica innovativa, con un background però completamente diverso, giusto? Sì, esatto, io in effetti ho studi essenzialmente umanistici, però ho sempre avuto la passione per la tecnologia e il digital, però proprio a causa della mia totale avversione per la matematica non ho scelto una facoltà scientifica o comunque tipo informatica, ma ho comunque preferito studi umanistici. Comunque mi sono reso conto che in effetti nel ruolo di help desk per Junker in effetti c'è bisogno comunque di capacità abbastanza trasversali, perché non solo hai a che fare con le amministrazioni e i cittadini, ma comunque devi dare supporto su un prodotto che è essenzialmente molto tecnologico e digital, quindi c'è bisogno di competenze abbastanza trasversali in questo senso. Ok, prima ho visto una domanda di un utente che chiedeva come gestisci il rapporto con gli utenti, perché adesso non solo Martina, ma anche te siete insomma gli addetti al supporto, quindi non rispondete soltanto ai clienti, ma anche magari ad utenti che utilizzano l'app e che ci scrivono. Com'è un po' questo impatto iniziale con le richieste degli utenti? Beh, ovviamente devi far fronte a tante richieste, a tanti problemi o magari interrogativi che gli utenti possono avere. E quindi è comunque diverso da parlare con le amministrazioni e con i cittadini, quindi devi
comunque cambiare registro una volta che parli con le amministrazioni o quando parli con i cittadini. Non è semplice comunque gestire la cosa. Anche il fatto che tu hai un background appunto umanistico, anche questo può un po' aiutare. Infatti aiuta, sì, come dicevo, in questo ruolo abbastanza, sì, comunque devi avere la parte tecnica, comunque perché fornisci supporto per un prodotto tecnologico, digitale, però dall'altro comunque serve anche il lato umano, perché comunque ha a che fare con i cittadini e le amministrazioni. Certo. E una curiosità, tra le tue passioni, noi che ti abbiamo conosciuto in queste settimane, c'è il cinema. Parlaci un po' di questa passione, come la esprimi e poi ti chiedo anche qualche consiglio cinematografico. Beh, in realtà io ho sempre avuto la passione per il cinema da quando ero piccolo, quindi l'ho sempre coltivato in tutti i modi, sia facendo corsi che scrivendo di cinema. Quindi in realtà da quando mi ricordo ho sempre avuto la passione, però con mio rammarico devo constatare che in effetti in azienda ci sono parecchie lacune in quest'ambito e appena il lockdown finirà bisognerà rimediare assolutamente. Ok, e tu dici, scrivi di cinema, in che senso? Nel tempo libero mi capita di scrivere per un blog di cinema, recensioni di film, lo faccio abbastanza a tempo perso, però proprio perché comunque è una cosa che mi appassiona e quindi la faccio. Ok, e qualche consiglio sia per film sia per serie TV per i nostri utenti, dato che insomma in questo periodo di quarantena abbiamo più tempo libero del previsto e insomma guardare una serie o un film può essere un buon passatempo. In realtà io guardo molti più film che serie TV, però come serie TV posso consigliare sicuramente Better Call Saul, è uscita la quinta stagione, che è davvero notevole si stacca molto rispetto a tutte le altre, è quasi ai livelli di Breaking Bad, quasi, non del. Non